Continuiamo con i video dedicati ai film in corsa agli Oscar come miglior film. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In questo video parleremo dell'ora più buia di Joe Wright, candidato tra l'altro agli Oscar anche come miglior film. Il film narra le vicende di Churchill. Esattamente siamo nel 1940, l'Inghilterra si trova a dover fronteggiare l'avanzata nazista che ha già conquistato parte d'Europa e che si appresta a conquistare anche la Francia, che ormai, quasi del tutto occupata dalle forze nemiche, ospita anche sulle coste francesi di Dunkerque moltissimi soldati inglesi. Il film L'ora più buia è concentrato tutto sulle vicende che hanno interessato Churchill all'interno appunto della presa di decisione riguardo alle varie attività che avrebbero dovuto fronteggiare questa avanzata nazista. Guardando il film Darkest Hour, appunto L'ora più buia, come è stato tradotto in italiano, è impossibile non pensare all'altro film candidato agli Oscar quest'anno, Dunkirk di Christopher Nolan, che ci presenta la stessa vicenda. Se nel Dunkirk di Nolan eravamo abituati e abbiamo visto la vicenda dell'operazione Dynamo raccontata da chi l'ha vissuta sulle spiagge francesi e abbiamo una visione della vicenda dei soldati che stanno lì a vivere in prima persona gli attacchi del nemico, nel film di Wright lo stesso tema storico è trattato quasi come un thriller psicologico. Infatti attraverso il film di Wright assistiamo alla stessa vicenda in base a quello che succede all'interno delle sale del potere inglesi, che furono appunto i luoghi decisivi per la presa di posizione di Churchill per quel che riguarda la prosecuzione della Seconda Guerra Mondiale, che furono tra l'altro decisivi per la storia europea. Agli spazi aperti di Nolan quindi si sostituiscono gli spazi chiusi, angusti e spesso molto bui della casa di Churchill, della Camera dei Comuni, del gabinetto di guerra. Gli interni in questo film prevalgono rispetto agli esterni, catapultandoci quasi nel mondo interiore e anche intimo del protagonista politico. Il personaggio è caratterizzato da forti dubbi, indecisioni e cova al suo interno un tormento che è appunto caratterizzato dall'importante decisione che questo personaggio politico si è ritrovato a dover prendere. Come nel film di Nolan, anche in questo caso il nemico è una presenza che viene costantemente citata e ci viene presentata appunto come un'ombra buia che avanza sull'Europa e in questo caso sta quasi per attaccare l'Inghilterra, ma non viene mai del tutto mostrata. Soltanto nel film Darkest Hour vediamo alcune immagini di Hitler che vengono proiettate sulla parete all'interno del gabinetto di guerra. La vicenda racconta appunto i giorni in cui Churchill è diventato primo ministro inglese e ha dovuto prendere così quest'ardua decisione riguardo alla Seconda Guerra Mondiale. Sicuramente viene dato molto risalto alla personalità. Il film, nonostante non abbia nessuna nomination come regia, a me ha colpito moltissimo perché è una regia che possiamo definire molto ordinata, molto studiata, precisa. Mi sembra che non c'è quasi mai la macchina a mano, ma la macchina è sempre su un supporto ben saldo che quindi ci regala delle inquadrature ferme, statiche, precise, e i movimenti di macchina sono sempre molto controllati, studiati, spesso realizzati con l'utilizzo di carrellate che vengono fatte lateralmente oppure a seguire e a precedere i personaggi, e queste carrellate diventano quasi una sorta di modo per scandire dire e per raccontare il film, che ho trovato estremamente piacevole per questa sua pulizia. Altro elemento fondamentale di questo film è sicuramente la luce. La luce è sapientemente usata, ma soprattutto sono usati i contrasti. In molte scene il buio la fa da padrone e i personaggi vengono illuminati da fasci di luce che creano però dei tagli molto netti tra luce e ombra. Questo lo puoi vedere sia all'interno del gabinetto di guerra, che è uno spazio molto angusto, molto stretto, molto claustrofobico, ma anche nella Camera dei Comuni, che è l'ambiente in cui il buio ha la meglio e in cui c'è soltanto questo fascio di luce che entra dalle finestre in alto. In questo caso sembra quasi che la luce e il buio vengano utilizzate per
aumentare ulteriormente il tormento interiore del protagonista e anche il suo fare un po' scontroso. Churchill è interpretato da Gary Oldman, che ancora una volta regala un'interpretazione magistrale, eccelsa, superba. Attendo come al solito qua sotto i tuoi commenti riguardo a questo film. E se sei arrivato a guardare questo video fino alla fine, puoi commentare e lasciarmi un commento qua sotto con l'hashtag Chebuio. Ovviamente qua sotto in info box trovi tutti i link per trovarmi all'interno dei social network. Io, come al solito, ti ringrazio per aver visto questo video, ti ringrazio per l'attenzione, ciao e a presto!